Ciao a tutti, sono Valentina e oggi prepareremo una delle torte americane più amate e belle da vedere in assoluto, la Red Velvet Cake. Il latticello è fondamentale in questa torta. Se non l'avete, possiamo farlo in casa con yogurt, latte e il succo di limone. Mescoliamo e facciamo riposare per circa 20 minuti. Iniziamo montando il burro con lo zucchero. Deve essere morbido e a temperatura ambiente. Uniamo le uova a temperatura ambiente una alla volta. Uniamo l'estratto di vaniglia. Ora uniamo il colorante rosso in gel. L'unico modo per avere una red velvet dal colore rosso intenso è quello di usare coloranti in gel o in polvere. Ora uniamo il latticello. Uniamo la farina in più riprese. Uniamo il cacao. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale. Adesso mescoliamo l'aceto e il bicarbonato di sodio. Il prodotto sarà il nostro agente lievitante. Si formerà una schiumetta che introduciamo subito nell'impasto. Adesso versiamo l'impasto in tre tortiere diverse. Io vi consiglio di usare queste in alluminio, sono pratiche ed economiche. Le tortiere vanno sempre imburrate, infarinate oppure oleate. Cuociamo le prime due teglie in forno statico e preriscaldato a 170 gradi per circa 20 minuti. Adesso cuociamo l'ultima. Prepariamo il ripieno, che è molto facile e veloce. Se non vi piace il formaggio cremoso, potete sostituire con il mascarpone. Mettiamo il formaggio, lo zucchero a velo, l'estratto di vaniglia. Iniziamo a montare. Uniamo il mascarpone. Montiamo la panna. Adesso uniamo la panna al composto di formaggi. Ecco l'ultima sfornata. Guardate che bel colore. Adesso farciamo. Ed eccola qui, così morbida, alta e vellutata. Farete un figurone.
Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like o iscrivetevi al canale e se la provate mandatemi le vostre foto su Facebook e Instagram, ne sarò contentissima.